Una presenza importante alla Pisa Marathon 2014 è quella di Giacomo Leone. Giacomo Leone lo conosciamo per cosa? Ce lo vuol dire lui? Ho corso qualche maratona, quindi era giusto esserci anche a Pisa. Ho corso maratona di New York, Olimpiadi, qualcuna sono riuscito anche a vincerla. Interrompo, ho corso la maratona di New York. Eh sì, ne ho corso due a dire la verità, una l'ho vinta e una sono arrivato quarto. Qual è il motivo della presenza di Giacomo Leone proprio a Pisa quest'oggi? La grande amicizia che mi lega a Michele e ad Andrea Maggini. Passiamo delle giornate divertentissime insieme in giro per il mondo durante le maratone, quindi era giusto esserci anche oggi. In rappresentanza oggi non solo come amico, ma anche il tuo ruolo ufficiale che è nella Federazione Italiana di Atletica Leggera. Sì, sono consigliere federale della Federazione Nazionale di Atletica Leggera e oggi ho avuto proprio toccato con mano il discorso che stiamo portando avanti come federazione, incrementare il turismo attraverso lo sport. Il turismo sportivo non è solo gente che viene a calcare le orme della città, ma è gente anche che contribuisce allo sviluppo economico di un territorio. E il futuro invece dell'atletica italiana è in modo particolare il settore su strada, che ci piace sempre rammentarlo quando siamo in queste manifestazioni? Ma il settore su strada continua a crescere, c'è anche un risveglio ad altissimo livello della maratona italiana con Meucci, il pisano che ha vinto i campionati europei. Noi come federazione cerchiamo di aiutare, ma ci sono centinaia di migliaia di manifestazioni di corsa su strada ogni settimana. È un mondo difficile, complesso, ha tutto il nostro appoggio, però non è facile risolvere gli eterni problemi. Grazie a Giacomo Leone. Grazie a voi. Un esordio con un campione di maratona di qualche anno fa, Giacomo Leone. Con un buon anno a tutti voi, andiamo a presentare in questo giovedì 8 di gennaio quello che è accaduto nella Pisa Marathon. Pisa Marathon edizione 2014, 21 dicembre. Andiamo subito con le immagini realizzate da Bruno Nencetti in collaborazione con Linda Betti, che ci portano a Pisa, dove quest'anno un'edizione dei record, un'edizione molto particolare perché ha visto quasi circa 3.000 presenze fra la maratona e la mezza maratona. Come sapete, Pisa ha poco da essere conosciuta, ormai la Piazza dei Miracoli, il punto dove arriva la maratona è la piazza, mi viene da dire, la più famosa del mondo, e Pisa Marathon naturalmente sfrutta anche questo per un evento veramente unico. Michele Passarelli è il presidente di Pisa Marathon, una Pisa Marathon partita il venerdì 19 con l'Expo, naturalmente partita un anno precedentemente con tutta l'organizzazione, ma quello che si vive nel clou è dal venerdì 19 fino alla domenica pomeriggio. Michele, le prime considerazioni su queste immagini che vedono un po' la zona della partenza. Sì, fra l'altro la prima volta che le rivedo per bene, insomma, è bello e anche emozionante, perché poi quei momenti lì io personalmente non me li godo per nulla, perché c'è tutta l'ansia che tutto deve andare bene, e fortunatamente poi alla fine tutto è andato bene, come ogni anno ci sono problemi fino all'ultimo secondo e poi tutto magicamente si risolve. Infatti ti ho visto in pensiero quando sei arrivato, però mi hai detto con una tranquillità, tanto tutti i problemi si risolvono, cos'è? Sì, l'ho imparato. Lo scarico della tensione. L'ho imparato nelle edizioni precedenti. Io mi ricordo la prima edizione, lo dico spesso, mancava la persona che guidava la macchina col cronometro, poi a un certo punto l'ho vista partire, è partita, poi ho scoperto chi l'ha guidata. E quindi alla fine tutto si risolve anche perché, e qui ne abbiamo poi, insomma, ne parleremo anche dopo, perché a organizzare questa maratona e a lavorarci come volontari c'è gente che corre le maratone. E quindi abbiamo un'idea tutti quanti, io per primo, perché poi io Giacomo Leone l'ho conosciuto a New York, perché sono andato a correre anche quella maratona lì. Abbiamo un'idea di cosa il runner medio, o medio basso come sono io, vuole da un evento come questo. Quindi riusciamo anche a far caso a quei piccoli particolari che magari le grandi maratone non hanno. E certo, alla fine siamo diventati quasi una grande maratona, siamo la decima maratona in Italia, dicevi prima quasi 3.000 iscritti, e ti dico la verità, ho bloccato le iscrizioni a un certo punto perché stavamo andando anche troppo oltre e rischiavamo di fare danni poi, perché quando la manifestazione cresce così velocemente e così alla fine si rischia poi di far mancare dei servizi, e non volevo che questo succedesse. E arrivati sono stati circa 2.500, quindi comunque il numero record per Pisa, con prospettive che vanno secondo me ben oltre i 3.000-3.500 partecipanti. Quindi, insomma, compresa la non competitiva, siamo già arrivati oltre i 3.500, arriveremo anche oltre i 4.000, insomma, è roba grossa.
e quindi va organizzata a questo punto probabilmente in maniera un pochino diversa rispetto a come abbiamo fatto fino adesso. Dicevi prima l'Expo è stata un'altra scommessa, Tenso struttura tutta nuova, sempre in zona Piazza dei Miracoli, siamo riusciti a vincere anche questa scommessa perché è andato tutto benissimo anche lì, tutti contenti i runners sia dell'Expo sia del pacco gara, soprattutto della gara. Io continuo a ricevere mail da tutto il mondo che ringraziano me, ma tramite me ovviamente tutta l'organizzazione, insomma. Dico, che devo dire di più? Tutto bene, sono contento. Tutto alla grande. Andiamo con Simone, abbiamo visto in partenza, abbiamo visto il sindaco Filippeschi, abbiamo visto i maratonabili, abbiamo osservato anche un minuto di silenzio in ricordo dell'amico scomparso Luigi Ocone nella scorsa maratona di Firenze. Una partenza alla grande, Simone che si è occupato un po' di tutta la macchina organizzativa di questa manifestazione, cosa ha da dirci? Ma niente, non posso solo aggiungere anch'io appunto la grande soddisfazione poi di vedere alla fine risolti tutti i problemi dell'ultimo momento. Noi sappiamo quali sono i nostri punti deboli, sappiamo che dobbiamo crescere su alcuni aspetti, soprattutto se andiamo in numeri più grandi. Stiamo già lavorando, vorremmo già lavorare per far diventare la nostra maratona sempre più importante. Però poi appunto, poi magicamente tutti i problemi si risolvono, sia in partenza che in zona arrivo poi le cose sono filate lisce, i volontari come sempre sono stati eccezionali, sono veramente il nostro plus, perché appunto tutte persone molto molto competenti, ognuno sa quello che deve fare, non c'è nemmeno molto bisogno di doverli guidare, ecco, poi la mattinata stessa della gara. Intanto qui vediamo i passaggi, andiamo con Sergio, andiamo anche lui seduto accanto, intanto il gruppo della mezza maratona, i Fend Running che hanno curato la parte, i pacemaker della mezza maratona insieme alla training consultant di Fulvio Massini che ha curato invece i pacemaker della maratona, li vedete vestiti un po' in maniera differente, eccoli qua, questi sono invece i palloncini della maratona. Sergio, da parte tua un commento guardando queste immagini. Dall'altra parte della barricata, cioè quella dell'organizzatore, dopo magari aver corso per le vie della città, c'è comunque la stessa gioia e lo stesso entusiasmo, soprattutto quella consapevolezza di essersi messi a servizio, a disposizione di tanti amici, anche tante persone sconosciute, col chiaro intento di farle arrivare al traguardo col sorriso sulle labbra. E quindi stando dalla parte diciamo di qua, no? Della scrivania, come si dice in gergo, abbiamo cercato di offrire per quello che era possibile. Scusami Sergio, andiamo un attimo, ecco, passiamogli il microfono, perfetto. Vabbè, non so da che punto riprendo, comunque dicevo che correre per Pisa è sicuramente emozionante, correre in Pisa e correre la maratona, anche però stare dalla parte organizzativa è sicuramente un momento di grossa crescita e la soddisfazione e la gratificazione è elevata anche quando si contribuisce appunto a far sì che le persone arrivino al traguardo soddisfatte, col sorriso sulle labbra e che abbiano goduto e fruito di un'organizzazione che ha regalato loro anche scorci particolari, perché è vero che Pisa è la città o una delle città più conosciute al mondo, con la piazza più famosa del mondo, però questa maratona arriva fino sul mare, attraversa un parco naturale, si avvale e ci avvaliamo dell'uso di un territorio che è sicuramente un territorio che ha molte prerogative e molte possibilità, quindi la maratona poi è uno dei tanti strumenti per valorizzare anche la nostra città e noi da amanti della nostra città siamo ben felici di continuare e contribuire a questa operazione. Eccoci qua, ancora delle belle immagini viste dal dietro, si vedono i runner, quelli un pochino più lenti mi sembrano in questo frangente, che animano veramente tutta la zona pisana. Sentiamo invece anche altri protagonisti a livello operativo di questa manifestazione come Carlo. Carlo, di cosa ti sei occupato, il tuo ruolo e alcune impressioni? Ma io mi sono occupato essenzialmente della parte organizzativa
iniziale, cioè il consegna dei pacchi gara, e poi in un secondo momento all'arrivo la preparazione, tutte quelle cose che servono ai runner appena arrivano, cioè la protezione dal freddo e tutte quelle cose, tutte quelle piccole cose di cui parlava Simone e che in effetti fanno parte del nostro contributo da appassionati, da amici, soprattutto degli organizzatori a questo evento che appunto condividiamo in quanto corridori dilettanti e in quanto amanti della nostra città e amici degli organizzatori. È una cosa bella, una cosa emozionante partecipare perché fa parte di qualcosa che noi facciamo altrimenti o in altre occasioni partecipando ad altre corse, e proprio da partecipanti sappiamo quanto è importante ricevere un'accoglienza, un calore, un affetto da parte degli organizzatori, quindi ci sentiamo a nostra volta diciamo partecipi di questa cosa nella misura in cui vogliamo aiutare, vogliamo sostenere coloro che arrivano e partecipano. Ed è bello perché si fa in un gruppo di amici sostanzialmente, gli amici che sono gli organizzatori e gli altri che partecipano. Poi siamo tanti, quindi non è che ci conosciamo proprio tutti, però è bello anche ricreare un'atmosfera divertente e spensierata, perché poi il bello è quello, cioè si corre perché ci piace e perché ci diverte. E quindi trasmettere quest'idea anche agli amici che non conosciamo, che però condividono con noi la passione per la corsa, è un'emozione unica. L'unica cosa che rimane tutte le volte, diciamo, è non poter partecipare alla corsa stessa. Prima o poi il presidente darà l'ok. Il presidente partecipa lui. L'idea appunto è quella lì, no? Cioè, soprattutto come Sergio diceva, il bello di questa corsa è che non solo arriva davanti alla torre pendente, ma ha un tracciato bellissimo che passa lungo il mare alla metà della sua percorrenza, diciamo. Felice, anche per te, guardando le immagini, un po' di considerazioni e il tuo compito. Sì, il mio compito è stato essenzialmente di occuparmi, coordinare il gruppo dei pacchi gara. Ormai è il terzo anno che mi occupo di questo compito e è sempre molto bello vedere, come diceva giustamente Carlo e come stava dicendo Michele all'inizio, unire quello che è la professionalità, la competenza di certe persone, tipo Michele, Simone, con il divertimento puro che poi proviamo nello stare insieme e nel, diciamo, accogliere le persone come abbiamo fatto. E nei due giorni della consegna dei pacchi gara ci siamo veramente divertiti, un po' perché eravamo sempre il gruppo che ci ritrova la domenica mattina, ci troviamo il mercoledì in Pisa a correre e diciamo c'era quell'armonia che ritroviamo poi lungo le strade quando andiamo a correre. E il fatto di vedere comunque che le persone che arrivavano erano accolte, si divertivano, ridevano, scherzavano con noi, credo che sia un punto che ci porterà poi, porterà Pisa nei ricordi delle persone che hanno partecipato e che sono venute all'Expo. Io ho corso la maratona 3 anni fa, la maratona di Pisa, e È emozionante quando si gira da via Santa Maria e si arriva e si staglia davanti la piazza dei Miracoli con la torre e quant'altro. C'ho, diciamo, i brividi di emozione ripensando a quei momenti, e oggettivamente è veramente molto molto bello. Poi prendervi parte anche come organizzatore e vedere poi il successo che ci viene riconosciuto. Diciamo stare dall'altra parte della barricata. Sì. Non ho lasciato per ultimo, ma lo lasciate come ciliegina sulla torta, le nostre presenze femminili di questa sera. Cominciamo da Raffaella. Buonasera. Io ho partecipato al Pisa Marathon nell'organizzazione consegnando le medaglie. È stato un ruolo che ho richiesto perché lo desideravo e perché comunque essendo una runner anch'io, avendo corso delle mezze maratone e una maratona, è bellissimo arrivare e trovare una persona che ti accoglie, che sorride, che ti abbraccia, che ti dice che sei bravo, e quindi è stato come condividere con tutti i partecipanti di queste gioie.
Raffaella è rivestita da Babbo Natale, vero? Sì, in corsa. Senti, sì. Ma quando arrivano i podisti e ti abbracciano, sei proprio contenta, ti fa piacere? Sì, sì, ero contenta. Questo è un appello per i podisti, abbracciate tutte le ragazze che sono all'arrivo. Anche se poi la sera ovviamente mi sono fatta una bella doccia, però era proprio il mio desiderio abbracciare tutti, baciarli e... Hai messo in lavatrice il vestito da Babbo Natale? Sì, 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 tutto, però... Tornassi indietro lo rifarei. Stiamo scherzando perché quando si arriva alla maratona, tanti che hanno portato in fondo la maratona, veramente si vedeva la soddisfazione nei loro occhi, quindi era un come aver vinto alla lotteria, come aver portato in fondo una causa proprio della vita, vero, vero Raffaella? Ma è così, una soddisfazione immensa, sia per chi ha fatto la mezza e ancora più per chi ha fatto la maratona intera, quindi complimenti a tutti, sono stati tutti bravi e... Bello condividere con loro questa felicità. A proposito di mezza maratona, Nadia, cosa hai da dirci su questa mezza maratona all'interno della maratona? È che io all'interno ho avuto due ruoli perché ho fatto sia la mezza maratona, ho partecipato, ma all'interno dell'Expo mi sono resa disponibile all'organizzazione, a Michele, per la consegna dei pettorali. È una cosa che mi ha permesso di conoscere, anche se per qualche attimo, quasi tutti i maratoneti, perché ero all'addetta alla consegna dei pettorali dei maratoneti. E quindi ho parlato un po' con tutti, specialmente con quelli che venivano da molto lontano, australiani, argentini, messicani, per sapere da loro che cosa l'aveva, la curiosità di sapere che cosa l'aveva portati a scegliere proprio Pisa, e comunque le loro impressioni sulla città, quello che avevano visto di bello, consigli, insomma le parole per condividere con loro comunque il nostro amore per la città, trasmetterglielo. E qualcuno ha detto: ma io ritorno anche il prossimo anno perché la vostra città è meravigliosa, il tempo era bellissimo, una bella giornata, sono rimasti tutti contenti, insomma. È stato bello anche quello, quindi doppia veste, un po' affaticata la mattina della mezza maratona, però... Com'è andata la mezza, così a livello tempistico, a livello diciamo di sensazioni? A livello di sensazioni, vabbè, il percorso è un percorso che noi conosciamo perché lo facciamo insomma, abbastanza spesso quando vogliamo fare dei lunghi. E il tempo mio non è stato bellissimo perché ero molto stanca, ma insomma la soddisfazione di finirla 1:56-1:57, non me lo ricordo, ma non era il tempo, è che l'ho corsa con una mia amica e quindi ce la siamo presa con calma e ci siamo goduti il percorso. A proposito di mezza maratona ancora, vi ricordo, vi anticipo un po' quelli che sono stati i primi tre arrivati, poi le classifiche le trovate sui vari siti, a partire dal sito della Pisa Marathon, a partire sul sito di SDAM che era i personaggi che rilevavano i tempi con i chip, su runners.it e così via. Paolo Natali, Atletica Firenze Marathon, ha chiuso in 1:06:57 davanti a Paolo Galli della Brooks Team Italia in 1:07:04 e Ioannis Bagriotelis della Galla Ponte dell'Atletica, quindi il greco pisano che ha chiuso in 1:09:40, mentre in parte femminile Silvia Del Fava, ancora Atletica Firenze Marathon, ha chiuso in 1:17:27, Georgina Schwening ha chiuso in 1:18:58 e Cristina Marzioni del Dynamis ha chiuso in 1:19:02. Una curiosità che il primo uomo e la prima donna della mezza maratona vivono entrambi, sono della stessa società, vivono entrambi negli Stati Uniti e sono fidanzati, quindi questo è un'altra curiosità, caro Presidente, della maratona di Pisa Marathon in questo caso della mezza maratona. Eh sì. Sì, ora guardo, mentre guardavamo il filmato mi sono reso conto di un problema che c'è, vedi che fa bene venire alle trasmissioni, perché mi sono reso conto che non ci sono i birilli lì su quel tratto di strada e mi stavo arrabbiando qua perché non c'erano i birilli. C'è qualcosa da migliorare nell'organizzazione, però vedi, anche i risultati, noi abbiamo un tracciato, quello di Pisa, che ha dal punto di vista, secondo me, di velocità è uno in assoluto dei più veloci d'Italia, non credo che ce ne siano... Forse Milano, la versione nuova, potrebbe avvicinarsi, perché è totalmente piatto e soprattutto dà questi viali belli lunghi che danno la possibilità di tenere un bel ritmo se uno ce la fa. E quindi sia la maratona sia la mezza hanno avuto dei risultati, sinceramente, che io non aspettavo arrivassero, devo dire soprattutto la maratona, sia maschile che femminile, hanno avuto dei risultati notevoli. La mezza Paolo Natali l'aveva già vinta 2 anni fa, e anche Silvia Del Fava l'aveva vinta, se non sbaglio, 2 o 3 anni fa, venimmo insieme in trasmissione qui.
a sì, ragionare. Sì, c'è proprio lei presente. Sì, insomma, l'avevano già vinta con tempi più alti, ora tutti stanno preparando altri obiettivi, Ioannis ha l'obiettivo di andare a Rio, io glielo auguro veramente di cuore, perché insomma ce la facesse sarebbe un orgoglio per tutto il podismo pisano. Insomma, bella anche la mezza, poi sai, noi parliamo sempre di maratona perché è quella che, no? Sì, è l'evento clou, però... Però, insomma, la mezza è bella e veloce, insomma, è da correre anche quella, se uno non è preparato, ha già fatto una maratona nell'anno e non vuole forzare, il percorso è velocissimo anche della mezza, quindi, insomma, si fanno bei tempi. È perfetto, diciamo, per correre. Simone, qui abbiamo cambiato paesaggio, siamo passati dal sole che era a Pisa, qui ci avviciniamo, sì, sembra, verso il mare, arriva un po' di nebbia, percorso variegato. Sì, sembra di essere in pianura padana quasi, è stata una mattinata un po' particolare perché... Però molto in città, caldo. In città non si è visto niente, forse la mattina presto ero preoccupato perché c'era la zona arrivo, era completamente coperta da nebbia, ma poi sì, si è alzata molto, molto presto. Invece sto vedendo ora le immagini che... Un po' fuori c'era questa brumetta che copriva un po'. Questa nebbietta che sì, stava sì, salendo, probabilmente però, la calda temperatura. Però cioè, questo è il nostro grandissimo vantaggio. Cioè, pensare, ci abbiamo riflettuto molto prima di cambiare anche data, perché se vi ricordate la nostra data prima era in primavera, fu una scelta, un azzardo mettere una maratona così tardi nell'anno, però ci stiamo rendendo conto che forse è il nostro vero vantaggio, perché pensate solo a tutta la parte dell'Europa del Nord, chi è che ha un clima, una temperatura, la possibilità di far correre una maratona in mezze maniche, in molti addirittura in canottiera il 21 di dicembre? Non penso ci siano altri paesi, forse la Spagna, però appunto. Noi abbiamo questo grande privilegio e lo dobbiamo sfruttare assolutamente. Eccoci qua, ancora, ecco, qui ci avviciniamo verso, dovremmo essere al, più o meno al giro di boa, Michele, sì, indicativamente. Questo è il giro di boa sulla via Bigattiera, che per chi va dritto in maratona prosegue per Tirrenia, invece gli altri che girano per la mezza ritornano sul viale d'Annunzio facendo una curva a U a destra e ritornano e hanno questo vialone lunghissimo quando sei stanco, ma fantastico quando riesci a tenere il ritmo, che ti riporta praticamente in città, a Ponte della Cittadella e quindi poi in Piazza dei Miracoli. Piazza dei Miracoli che poi ha visto in questo momento più o meno già aveva visto l'arrivo della mezza maratona, perché qui siamo al passaggio, quindi indicativamente gli atleti saranno arrivati già da qualche minuto in Piazza dei Miracoli, coloro che facevano la 21.097. Andiamo con Sergio, andiamo per trarre da parte sua le sue conclusioni su questa manifestazione. Allora, io nello specifico mi sono occupato in fase pre della compilazione del piano sanitario. Piano sanitario che quest'anno è stato anche abbastanza complicato da portare avanti, perché purtroppo venivamo come primo evento post la maratona di Firenze, dove appunto si è verificato l'incidente, aveva perso la vita Ocone. Quindi c'è stata un'attenzione molto pressante da parte, giustamente, doverosamente, da parte anche delle autorità. Al di là di quello che è un po' il buon senso col quale si cerca di organizzare i soccorsi, conoscendo a fondo il territorio, le possibilità di poter veicolare i soccorsi nel minor tempo possibile, laddove e quando ce ne dovesse essere bisogno, devo dire che poi ho vissuto tutte le 6 ore e mezzo della maratona con un infinito patema, perché cioè, qualunque piccola cosa, cioè se perdi un ristoro, se perdi una bottiglietta d'acqua non è una tragedia, però per uno che si sbuccia anche un ginocchio, insomma, una festa si può anche trasformare in un evento negativo senza dover per forza avere chissà cosa. Quindi le mie considerazioni su questa maratona sono state che poi alla fine c'è stato un grande senso di liberazione e devo essere sincero, però anche di onesta soddisfazione, tanto che non mi tirerò indietro se il prossimo anno dovrò ricoprire questo ruolo o anche altri ruoli, però c'è anche da far questo e quindi lo si fa volentieri.
Sergio ha parlato di una cosa molto importante, ha parlato di piano sanitario e in questi giorni sentirete molto parlare sempre di più di certificati medici, che vi ricordo l'obbligatorietà del certificato medico anche per coloro che corrono gare, non, manifestazioni non agonistiche. Ho chiamato, ho detto la parola gare in senso errato perché si chiamano manifestazioni ludicomotorie o manifestazioni non competitiva, ma anche coloro che andranno, i famosi camminatori, coloro che andranno, che vorranno partecipare, si devono munire di certificato medico. Questo naturalmente non sto a specificare l'obbligatorietà per gli agonisti che viene controllata sempre nelle manifestazioni e quindi anche e soprattutto per la vostra salute e per l'incolumità degli organizzatori che naturalmente poi sono responsabili. Michele, andiamo, stiamo vedendo gli arrivi della mezza maratona, abbiamo visto, vediamo i passaggi della maratona, abbiamo qualche caso curioso da raccontare, mi viene in mente che avevamo un campione del mondo in gara e non lo sapevamo. Eh sì, è stato bellissimo perché mi hai chiamato tu dicendo, mio guarda, c'è Martin Fitz, e io sinceramente, devo dirti la verità, non sapevo chi fosse, e campione del mondo nel 98. Se 95. Non... 95, no, il 98 l'ha vinta, il Leone che ha vinto New York. E sì, fra l'altro poi abbiamo fatto fare anche la fotografia a lui e Giacomo Leone che abbiamo visto prima, che invece non corre più, ovviamente l'abbiamo preso in giro per questo, perché quello ha la stessa età che c'ha, prende e va. Insomma sì, cose carine, l'ultima arrivata con tempo limite 6 ore e mezza, l'ultima è arrivata a 6 ore 29 e 25 secondi. Una qualche cosa spicciolo, insomma, ha voluto tenerci lì tutto il tempo. Sì, tutto il giorno, ma tu ti ricordi che l'anno scorso c'era il fantastico australiano che mi ricordo mi chiamò e mi disse, guarda, io vengo dall'Australia apposta a correre la tua maratona, però vado un po' più piano, quindi dovete avere pazienza, ci mise 7 ore e mezzo e lo facemmo partire anche prima, però insomma... niente, no, tanti casi belli. Tu sai che mi hai visto e lo sai perché te l'ho detto spesso, a me piace stare all'arrivo della maratona prima della consegna delle medaglie, quindi dove era Raffaella più o meno, a congratularmi con tutte le persone, perché io quando faccio le maratone dare il 5 alla prima persona che incontro, ricevere un abbraccio, un sorriso, un bravo è una delle cose che mi piace di più, anzi forse è la cosa che mi piace di più. Quindi mi piace star lì, quindi vedevo persone di tutti i tipi con tutte le espressioni arrivare. La mezza un po' meno, perché ovviamente arrivano un pochino più riposati, o comunque è una cosa più fattibile. La maratona vedi quelli che crollano, quelli che invece sembra che abbiano corso 5 km. Insomma, è una bella esperienza guardare tutti i volti, e devo dire, io avevo scritto nel messaggio con cui salutavo i runners, che è andato nel giornalino della maratona, qualcosa che non va, ditelo a me, non ditelo ai volontari che stanno sulla strada. Noi abbiamo 700 persone, poi fra uno e l'altro, insomma, le persone che sono qui rappresentano 700 persone che stanno ai ristori, all'Expo. Insomma, qualcosa può andare storto, ecco, io invitavo a tutti, ditelo a me, tanto mi trovate lì, c'ho il giubbottino giallo, mi dite tutto quello che vi pare. E devo dire che tutto quello che ho ricevuto sono stati complimenti, gente contenta, sorrisi, insomma. Alla fine fa piacere, dopo tutta la fatica, come diceva Sergio, no? il momento in cui ti rilassi e dici vai, sta andando, è andata tutto bene, è anche quello, quando vedi la gente arrivare con il sorriso. È forse quella, sai, senza grossi... casi particolari, ma insomma quella è l'esperienza più bella che si fa organizzando un evento di questo tipo. Grandi esperienze come grandi esperienze si possono fare partecipando sabato e domenica prossima 10 e 11 gennaio al convegno, corso convegno per quanto riguarda il trail, che si terrà a Calenzano al Circolo Arci in via Giacomo Puccini 79, dove sono invitate tutte le società affiliate alla Lega Atletica WISP. Vi ricordo anche che noi, mentre vediamo colui che sarà il vincitore della maratona, intanto salutiamo anche gli amici maratonabili che erano in gara, li abbiamo visti in partenza, adesso li vediamo, loro hanno corso la mezza maratona. Vi ricordo anche domenica 11 gennaio saremo di nuovo insieme con Runners e Benessere nella seconda puntata dell'anno, dove andremo a intervistare Luca Gatteschi, il consigliere SINSEB medico della Nazionale Italiana di Calcio, e poi ancora Nicola Fenelli, organizzatore della mezza delle due perle, e ancora tanti altri ospiti alle 22.30 sul canale 194 di Toscana TV News and Sport. Intanto la Piazza dei Miracoli sta arrivando, la vediamo con un colore veramente unico. Ho visto si è voltata Raffaella, Piazza dei Miracoli, che effetto le ha fatto vedere questa piazza così ben illuminata dal sole e con un cielo terzo? Piazza dei Miracoli quella mattina era splendida come sempre, però era colorata, piena di palloncini, di runners con le maglie più divertenti e più colorate che ci fossero, quindi ha accolto questi corridori con entusiasmo e
penso che comunque anche per tutti coloro che arrivavano da via Santa Maria, vedere la torre è stata un'emozione grandissima. Grazie di queste impressioni. Intanto Abdelhadi Tiar ha vinto 2:18:49 davanti a Ivan Di Mario della Polisportiva Molise Campobasso e Niels Bubel, il tedesco, 2:26:29. Anna Spagnoli, Melissa Gibson e Lara Giardino sono state invece le prime tre donne, anche qui i risultati naturalmente disponibili online, e poi andremo a sentire anche due di questi protagonisti. Presidente, siamo verso le conclusioni, ci avviciniamo al 20 di dicembre del 2015? Sì, ci avviciniamo, anche troppo velocemente, qui bisogna cominciare a lavorare. Chi organizza una maratona sa che si comincia anche più di un anno prima, perché appunto fra la data da scegliere bisogna stare attenti, perché quest'anno è stata una scommessa questa di andare così vicino a Natale. È stata una scommessa che abbiamo vinto alla fine perché... abbiamo lavorato molto, abbiamo lavorato in team molto con i commercianti di Pisa, con gli albergatori di Pisa, con la città e con le istituzioni, in modo da evitare disagi della domenica precedente a Natale. Comunque un minimo di traffico c'è, i commercianti soprattutto del centro erano molto preoccupati. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo lavorato per 8-9 mesi su questo evento, e alla fine anche loro ci hanno riconosciuto che l'indotto poi alla fine c'è, perché l'anno scorso qualcuno si era inventato che c'erano 20.000 euro di indotto in una manifestazione di 3.000 persone. Quest'anno, insomma, dati loro, non miei, si è superato il milione di euro, quindi insomma, sono dati loro. Io non ho voluto fare i calcoli quest'anno, l'anno scorso l'avevo fatti. Diciamo tutte le polemiche, le brevi polemiche, non sono durate molto, si sono placate quest'anno. Sì, più che altro, diciamo, da parte nostra c'è stata la volontà di, all'inizio ovviamente rispondi alle polemiche, no? Perché ci rimani male, perché tu pensi di fare qualcosa di utile per la tua città, e invece... il giorno dopo ti trovi le polemiche sui giornali. Poi però abbiamo anche pensato, ma andiamoci a parlare, vediamo quali sono le richieste poi alla fine, no? Qual è il problema, quali sono le richieste, cosa si può fare, e alla fine insieme, parlando e ragionando, non rispondendosi sui giornali, si riesce a trovare soluzioni, e infatti ne abbiamo trovate. Io credo che la città l'anno prossimo sarà contenta di avere la maratona il 20 dicembre, che è sempre la domenica prima di Natale, perché quest'anno si è visto che l'impatto dei turisti che vengono per la maratona, quindi del turismo sportivo che è legato a tutti questi eventi, Maratona Principe, e sicuramente porta qualcosa anche nelle casse della città, e bisogna fare anche questo ragionamento quando si organizza una manifestazione di questo tipo. Quindi questa aggiunge la soddisfazione. Poi 20 dicembre, ripeto, stiamo lavorando anche a provare a pensare un livello e un tipo di organizzazione leggermente diversa, più professionale, che riesca a raggiungere quei numeri di cui parlavo prima, perché Pisa secondo me può tendere tranquillamente ai 5.000 partecipanti fra maratona e mezza. Però se vogliamo tendere a questo dobbiamo arrivarci con un'organizzazione diversa, che tenga i volontari, perché sono il fulcro, no? Però gestisca le cose con più professionalità. Allora, ci stiamo lavorando già da adesso e insomma, ci proviamo. Alla grande, noi ci fermiamo per qualche spot e poi subito dopo le interviste a Ivan Di Mario e Anna Spagnoli, ovvero il primo uomo italiano e la prima donna alla Pisa Marathon. Della pasta fresca. Dal 1866 il pastificio Picchiotti di Vinci produce pasta fresca all'uovo, biologica e senza glutine, un ricco assortimento per ogni cliente, con materie prime selezionate, lavorate nei macchinari più all'avanguardia, con la cura artigianale di una volta. Pasta Picchiotti, la soluzione migliore per la vostra gara podistica, gli unici che producono anche senza glutine. Pasta Picchiotti, la tua pasta. Yeah.
Iniziare a correre non è mai stato così facile. Approfittate oggi delle promozioni Training Consultant per programmare il vostro allenamento in maniera controllata e per raggiungere i migliori obiettivi. I nostri training holidays in località di mare o montagna abbinano allenamento e divertimento da soli o con tutta la famiglia. Contattateci per informazioni su tutti i nostri programmi o passate a trovarci nella nostra sede di via Fra Giovanni Angelico a Firenze. Vi aspettiamo! L'ultimo spot che avete visto ci introduce un grande argomento a proposito di gare su strada. Siamo sull'asfalto, ma non siamo in mezzo alla strada, siamo in un circuito, ovvero il circuito più bello del mondo, l'autodromo più bello del mondo e quello del Mugello a Scarperia. Gabriele Sargenti, cosa ci aspetta? L'abbiamo visto nello spot. Innanzitutto buonasera e buon anno a tutti. Chi ci aspetta? Ci aspetta la terza edizione, siamo arrivati fin qua, aspettiamo tanti concorrenti per correre in pista, una domenica meravigliosa per chi già la corsa lo sa benissimo, lontana dalle auto, nel bellissimo ambiente mugellano e soprattutto in questa pista mitica. Abbiamo voluto scherzare nello spot, appunto, come avete potuto vedere, con il dualismo moto-podismo, anche perché andiamo a aprire e inaugurare, come dire, la stagione importantissima di Mugello Circuit con tutti i runners. Dopodiché seguiranno tutte le gare importanti, moto mondiale in testa e tutte le altre gare. Abbiamo visto prima due campioni del mondo, Martin Fitz e Giacomo Leone, che ha vinto la partita di New York, non è stato campione del mondo, ma se la lottavano. Qui abbiamo solo un campione italiano in studio, Giacomo Tagliaferri. Che il percorso, raccontaci il percorso della Mugello GP Run a livello tecnico. Buonasera a tutti. Il percorso della Mugello GP Run è un percorso che è caratterizzato dal Mugello stesso, cioè da colline, e quindi è un percorso molto duro, muscolare come si dice, e quindi prevede una distribuzione dello sforzo oculata da parte degli atleti. Parlo degli atleti ovviamente che vogliono fare la gara agonistica di 10 km e mezzo. Quindi si tratta di fare due giri, l'altimetria ci dice che il percorso dell'autodromo del Mugello ha circa 40 metri di dislivello, che così potrebbero sembrare pochi. In realtà vi posso garantire, io l'ho corso personalmente, è un percorso impegnativo dal punto di vista muscolare, che va corso in maniera intelligente, cercando di non esagerare soprattutto nel primo giro. Quindi questi credo siano dei consigli importanti per chi vuol ben figurare in questa gara. Gabriele, le coordinate 25 gennaio, sì. E dove ci si iscrive? 25 gennaio potete iscrivervi digitando semplicemente www.mugellogprun.it e lì le iscrizioni sono aperte fino al 19 di gennaio alle 23.59, data che chiude le iscrizioni e che poi chiaramente in maniera agevolata, dopodiché riapriranno sabato 24
nel pomeriggio per la Mugello Expo e la domenica mattina prima della gara. Una cosa voglio dire importantissima, portate anche i vostri bimbi, perché nel Mugellino ci sarà la Mugellino GP Run, appunto, con tutte le categorie per i bambini. Partirà mezz'ora prima della gara della GP Run e quindi alle 10.30, alle 11 poi partirà la Mugello GP Run. E mi raccomando, la maglia quella bella, quella della sì. Brooks, ai primi 800. Ai primi 800 competitivi, quest'anno una maglia anche molto bella, molto più bella di anno scorso, colorata, di grande qualità, e soprattutto anche ai non competitivi ci sarà comunque una maglia proprio ricordo, anche quella tecnica, non del valore ovviamente della competitiva. Quindi vi aspettiamo per la grandissima festa del Mugello, il 25 gennaio, venite in tanti a trovare. Anche chi non vuol correre, ci saranno il ristorante aperto, ci saranno tutti i servizi, sarà possibile visitare il Mugello Circuit in una giornata di grande festa. Proprio per vedere questo, chi non l'avesse mai visto, il Mugello Circuit, non mi riesce neanche a dirlo stasera, potrà visitarlo così liberamente. Intanto vi ricordo, domenica 18 gennaio, con le nostre telecamere saremo al Trofeo Martiri di Vallibona a Campi Bisenzio e saremo alla Puccini Marathon, valida anche come campionato regionale WISP di mezza maratona. E poi saremo naturalmente il 25 al Mugello GP Run a riprendere con le nostre telecamere. Io vi lascio alle interviste ad Anna Spagnoli, a Ivan Di Mario e poi non vi perdete il parere dei secondi. Noi ci vediamo giovedì prossimo con Runners, Atletica e Podismo. Buonanotte a tutti voi. 35 e 56, questo è il tuo tempo, il resto lo lascio dire a te. Sì, io sono felicissima di questo tempo, e dedico comunque la mia vittoria al mio tecnico Luca Panichi, al presidente della mia squadra dell'Atletica Futura Fabio Meini, che mi supportano e sono sempre, insomma, mi sostengono. È stata una gara bella anche sul piano organizzativo, perché comunque era gestita bene, quindi io ringrazio anche gli organizzatori e sono felicissima, e spero che questo sia non un punto di arrivo ma un punto di partenza per me. Grazie a tutti. Anna, il 2015 inizierà con i cross, il sogno maratona, diciamo, è stato chiuso, ora apre la nuova stagione per i cross. Cosa ci attendiamo e cosa ti senti di fare in questo 2015? Sì, sicuramente i prossimi appuntamenti sono societari, e che abbiamo appunto le campestri societari, quello sarà un bel momento perché si condivide anche insieme alle mie compagne di squadra, e poi vedremo, insomma, adesso siamo concentrati per ora sulle campestri, quindi si va a riaccorciare le lunghezze e poi vedremo. In chiusura, qual è stato il momento oggi dove hai creduto fortemente che il tempo arrivasse? Il tempo al trentesimo ero con altre due o tre persone e le gambe giravano bene, quindi lì ci ho sperato, insomma, e poi non ci volevo credere, insomma, fino al quarantesimo, perché poi in una maratona tutto può succedere, e però dai, è stato bellissimo, bellissimo. Primo italiano al traguardo di Pisa Marathon, ma secondo assoluto, non cosa da poco, è Ivan Di Mario. Ivan, raccontaci le tue impressioni, come è andato quest'oggi? Ma diciamo che come prima volta a Pisa, la gara è andata secondo me molto molto bene, perché purtroppo non mi sono presentato in grandi condizioni fisiche, però comunque volevo partecipare e volevo finire la gara. E alla fine sono contentissimo del piazzamento, perché comunque l'atleta che ha vinto era un atleta veramente forte. Gli ho tenuto testa per buona parte della gara, poi vabbè, lui alla fine ha allungato, però io comunque ribadisco, sono felice del mio piazzamento e credo che nelle prossime edizioni tornerò molto volentieri alla gara, perché l'ho trovata molto molto bella. Quindi piaciuto il percorso, piaciuta l'organizzazione? Ma sì. Era, diciamo, tutto segnalato bene, i rifornimenti tutto bene,
È una bellissima manifestazione, poi c'eravamo tantissimi partenti e quindi diciamo era anche una festa di sport e quindi ho partecipato anch'io a questa festa. Ivan Di Mario, da dove viene? Si racconta brevemente. Ma io vengo da Campobasso, dalla piccola regione del Molise. E comunque ribadisco che non ero mai stato a Pisa e come debutto mi ritengo molto molto soddisfatto, diciamo che sono felice oggi. Grazie Ivan. Grazie a voi. Vai. Lorenzo Innocenti, vengo da Agliana, Friends Running, anzi parecchio Friends Running. Seconda volta a Pisa, ci ho corso la prima mezza l'anno scorso, ho iniziato tutto da qua, in cerca di personale che non è venuto, ma siamo contentissimi lo stesso perché è sempre una bella festa. Grazie. Quando vedo te sto bene. Ciao a tutti, grazie. Chiara Pedretti, Atletica Borgo, è andata bene? Bella giornata e bravissimi anche i pacemaker, sono stati veramente entusiasmanti, ci hanno dato motivazione, ci hanno tirato, l'ultimo momento sono divisi, quindi è stata una bella giornata. Vai! Grazie! Nome, cognome, rapidi! Vai, io senti Fabio! Cappello Alberto, di Casciana Terme, è stata una bella corsa, soddisfazione, 1.30, mezza maratona, sono contento. Bella giornata, 1.46 da vecchietto, però sono contento. E grande organizzazione, complimenti. Ciao. Anna da Seregno. Com'è andata? Bene, ma sono morta. Grazie a lui, Massimiliano, che mi ha tirato lui. Brava. Sentiamo anche lui, vieni Massimiliano. Mi ha tirato. Bravissimo, un gruppo bellissimo a 1.50, benissimo, bellissima esperienza. Veramente merita questa mezza maratona. Torneremo. Grazie. Auguri a tutti, Rocco Farinella da Livorno. Un livornese a Pisa. Un livornese a Pisa, speriamo porti fortuna. Com'è andata? Niente male, bella gara, bel percorso. Ciao, grazie. Gruppo podistico 2000 Ruffano, provincia di Lecce. Da Lecce a Pisa. Da Lecce a Pisa. Ecco, sono venuto a fare la mezza maratona, volevo fare la Masana, però ho fatto domenica scorsa di nuovo un'altra mezza a Corigliano d'Otranto da noi. E com'è Pisa? Bene, benissimo, ho fatto tre volte la maratona, nel 2002, 2003 e 2005. Formidabile, grazie. Da dove vengo? Vai. Giuseppe Cigarrella. Corro per Pisa, ma sono calabrese. Alla grande. Com'è andata? Benissimo. Fa un po' male la gamba, ma tutto ok. Mario Orsini, Ponte d'Era, Casale delle Torri. Bellissima gara. Quasi mai in difficoltà. Mi sono divertito. Siamo insieme a tantissimi amici. E arrivare in questo scenario è meraviglioso. Grazie. Dai, anche i giudici sono importanti. Oggi qui c'è il capo Adriano, come va? Bene, bene, una bella manifestazione, ci siamo anche divertiti. Cosa vogliamo dire a questi podisti che affollano qua il traguardo? Non saprei. Di cioè, comportarsi meglio, sì, sono bravi? No, ma sono bravi, in linea di massima sono bravi, davvero. Grazie Adriano. Prego, ciao. Silvia, bellissimo, ho avuto tantissimo dolore dal 37esimo chilometro, ma ce l'ho fatta, bellissimo. L'arrivo sulla torre, sotto la torre? 3.42, sono contenta, è stato bellissimo vedere il sole, il mare, la piazza dei miracoli, che bello. Grazie. Grazie a voi. Antonio ci racconta la sua esperienza da pacemaker. Baratura molto bella, bellissimo il mare, tanta gente, ci siamo divertiti, tutto bene. Siete arrivati puntuali? 3.44 e 46 e 30, no, 3.44 e 30 mi pare, non ho fermato però. Vai, siamo lì, siamo perfetti. 3.44 e 04. Perfetti, perfetti. Dai. Grazie, bella Pisa, bella città. Ciao. Ciao, grazie a voi. Stefano Bresolin, Cattolica, prima maratona, è andato benone. Perché esperienza. Proprio Pisa, prima maratona? Non so, sono stato trascinato dagli amici, me ne hanno parlato molto bene, in effetti è stata una bella esperienza. Avevano ragione? Avevano molto ragione, poi non c'ero mai stato Pisa, quindi è stata anche un'occasione per vedere questa bellissima piazza.
direi che... La torre l'hai vista dritta? La torre mi sembra ancora un po' più storta. Grazie mille. Ciao. Arrivederci. Allora, io sono di Ponzacco. Mi chiamo... Lontana quindi. No. Giovannetti Marta, 50. Come me? Giovannetti? Sì. 53 anni, l'ho fatta in 3 ore e 46. Bellissima corsa, bel percorso, non l'avevo mai fatta. Complimenti all'organizzazione e buon Natale a tutti. Andrea Preatoni di Milano, fantastica, direi, poi molto bello sul mare e poi molto veloce. Un'ottima organizzazione. E soprattutto il tempo ha aiutato molto. Grazie. Ok, ciao, ciao, buona giornata. Santina Gallorini. E poi? 26esima maratona. So, no, felice di più. Alla grande. E Pisa com'è andata? Benissimo, ho fatto il record a Pisa, quindi. Alla grande allora. Sì, medaglia, bellissima. Percorso? Percorso bello, c'era un po' di vento, un pochino. Vabbè, il prossimo anno si toglie anche il vento. Bravo, grazie, ciao. Ciao, sono Dario Viscuso, vengo da Catania, in realtà vivo a Milano però, e corro per il Triathlon Pavese. E le impressioni? Una bella maratona, ho fatto un buon allenamento e sono veramente molto contento perché mi è piaciuto davvero, soprattutto la parte in cui si è corso sul mare, mi ha ricordato un po' casa mia, le origini. Grazie. Grazie a voi, buona giornata. Ciao.